porca madonna. Cazzo di cecchi mister. A bare. Fateci da tuo agio, guardaci! Lui vuoi ci vuole fare un bali una danna! Ma non è una roba, li coglioni! Ma non è cazzo, idiota! Ma non è che ne c'è un bel donna per loro! Ma sono rotto di coglioni, no! Che bali fa? E tu che sei stupido! Ti diamo. Ma poi dopo prendi sempre i soldi! Dopo? Fonderimane, a Sant'Angelo, c'è lì, c'è per la cosa. Fonderimane, a Sant'Angelo, che porta? Mattia Vino. È forte, è voi, ma perché? Penso di parlare a nome di tutta Piane, ringraziando il Marco Ramadori, è il vero fondatore di questo palio. Una tradizione che era diventata solo un ricordo, ed ora, grazie ai suoi sforzi e i nostri, ha ricominciato a battere nel cuore di tutti noi. Marco ci ha chiesto uno sforzo, nominandoci capi contratto con le riunioni, la vendita delle bandiere e dei biglietti. Ma questo incarico, oltre ad essere prestigioso, è anche una rottura dei coglioni. Era volto alla realizzazione di un sogno comune, quello di far rivivere il palio. Se c'è un nome da accostare alla riuscita di tale manifestazione, al di là delle contrade vincenti nelle manifestazioni, che è sempre quelle, è quello di Marco Ramadori, l'uomo che più di tutti ha creduto in questo sogno. E con tenacia, cioè determinazione, con pazienza e alla grande rottura di coglioni, è riuscito a coronare la volontà di tutti noi. Grazie Marco, però ti devo fare un appunto, Marco. Non ci provare più da te un anno a chiamarmi. Basta, ciao Pozzu. Marco, grazie di tutto, a te però non mi chiama più, prima dell'anno prossimo. Grazie di tutto, a te però non chiama più. Grazie Marco, però mo non ci chiama più e non ci rompe più i coglioni. Grazie Marco, però a te, fino all'anno prossimo, a me non mi chiama più perché se no ti stacco la testa e ti ficco un giullare là lo culo. Marco, grazie di tutto, però a te, basta, basta, perché l'ansia è cresciuta. Grazie Marco, adesso per un anno lasciaci in pace. Grazie ancora, Marco Ramadori. Poi ho una richiesta da farti. Si potrebbe andare a prendere una birra con tutti i capi contrada impugnando e sfilando il confalone? Grazie Marco. Io so se ne devo parlare presepi, cose fatte d'inverno. Marco, non ci provare. Non lo fai, veramente, ciao. Grazie Marco, grazie Pozzo. Però una cosa, Pozzo, andè basta a rompere i coglioni, a mandare i messaggi e chiamare le due della notte. Il palio è finito. Ciao Marchè.